Ciao, sono Monica di Impara l'inglese con Monica.com ed oggi voglio rivelarti un sito molto utile se vuoi tenere allenato il tuo inglese rilassandoti e guardando semplicemente dei film in lingua inglese. Il sito che voglio suggerirti oggi si chiama Speech Yard, è un sito a cui puoi accedere anche senza obbligatoriamente una registrazione. Ovviamente, qualora tu decidessi di registrarti utilizzando semplicemente una username ed una password, ti sarà possibile crearti una sorta di playlist e quindi salvarti tutti i video che hai già visto, che comunque vuoi indicare come preferiti. Vediamo subito come funziona questo sito e perché ho deciso di suggerirtelo. Allora, per accedere a questo sito basterà digitare sulla barra dell'indirizzo www.speechyard.com, quindi www.speechyard.com. Una volta entrati nel sito, dovrai andare a cliccare su quest'icona, l'icona del video. Come vedi, il sito ti propone contenuti Netflix e per accedervi, devi scaricare un'estensione piuttosto che contenuti video. Andiamo a vedere, la parte più semplice, diciamo, e più diretta e immediata, su come accedere ai contenuti video. Una volta entrato in questa sezione, puoi scegliere che tipologia di video vuoi vedere. Andando infatti in categoria, puoi scegliere tra clip musicali, film interi, comici, scene di film, film per ragazzi, show, interview, quindi interviste, commercial, che sono le pubblicità, live o news. Adesso, per farti un esempio, farò finta di voler vedere un film intero. Quindi vado su film interi, poi volendo potrei applicare un altro filtro tra più recenti e più popolari, ma lasciamo più recenti. Una volta optato per film interi, scrolli, vai a cercare quello che più ti piace e facciamo finta che io volessi vedere questo film, fashion film. Clicco. Inizia il film. Abbassiamo un po' l'audio. Puoi vederlo ovviamente a schermo intero. Ecco, cosa ti viene fuori subito? Clicca una parola o evidenzia una frase per visualizzare la traduzione. Quindi la parte sicuramente più divertente di questo programma è questo. Facciamo finta che tu stai guardando il film e non sai che cosa significa, per esempio, la parola understand. Ci clicchi sopra, data la sincronizzazione con Google Traduttore. Il programma ti dice subito che understand significa capire, comprendere, conoscere, poi vai giù e ti dà una serie di altri significati. Se invece volessi comprendere il significato dell'intera frase, come ti diceva il messaggio che abbiamo visualizzato prima, basta cliccarne tutto il contenuto, evidenziarlo, I don't quite understand, e il programma ti dice che significa non capisco bene. E questo vale per tutti i contenuti, tutti i sottotitoli presenti all'interno del film. Ovviamente, se vuoi, lo clicchi a schermo, aumenti lo schermo e te lo vedi appunto sul tuo computer come se fosse un film normale. Bene, quindi usciamo da qua. Stesso discorso vale per altre tipologie di contenuti, come per esempio comici e via dicendo. Benissimo, quindi spero che questo suggerimento ti sia utile. Sicuramente una delle idee che caldeggio più di tutte è quella di cercare di tenere allenato il proprio inglese in maniera easy e rilassata. Per fare ciò però è necessario che il metodo che utilizzi sia un metodo che concili con quelli che sono le tue preferenze e i tuoi interessi. Quindi se anche a te, come a me, piace guardare film piuttosto che serie TV e quant'altro, scegli delle serie TV piuttosto che dei film che possono piacerti e guardali in inglese con i sottotitoli in inglese, in questo caso tramite l'ausilio appunto della traduzione automatica, in modo tale da tenere allenato il tuo inglese in maniera però molto piacevole. Ti suggerisco di provare anche a iniziare a guardare delle serie TV perché, come si sa, le serie TV tendono poi a creare una sorta di dipendenza, quindi iniziate a vedere i primi episodi, avrai sempre voglia di vedere come va avanti la storia, quindi continuerai a seguire episodio dopo episodio e quindi continuerai appunto a tenere in allenamento il tuo inglese. So I hope that you enjoy this video. Take care.